Dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, più che una notizia, arriva una conferma. Nel 2015 la concentrazione di CO2 in atmosfera ha superato le 400 parti per milione. Ma cosa significa tutto questo? Beh, intanto significa che al di là dei proclami della COP21, quindi tutti i buoni propositi che sono stati in qualche modo presi alla COP21 di Parigi, in realtà poco si sta facendo di pratico, quindi la CO2 continua ad avanzare sempre più velocemente, tanto che appunto quest'anno, molto probabilmente, ormai mancano pochi mesi, ma è abbastanza chiaro che rimarremo sempre sistematicamente al di sopra delle 400 parti per milioni di CO2 emesse in atmosfera. Quindi se la CO2 in qualche modo è la variabile che noi climatologi monitoriamo perché è sicuramente associata poi alla temperatura media del pianeta, il fatto che abbiamo superato questa soglia, che poi è fondamentalmente una soglia psicologica delle 400 parti per milione, sta a significare che la temperatura media del pianeta non potrà fare altro che crescere, tant'è che appunto il 2016 già adesso ha superato tutti gli anni precedenti, quindi la media da gennaio a ottobre come temperatura media sulla Terra è stata la media da gennaio a ottobre più alta di sempre. Ma il dato più sconcertante è che in realtà l'anno che subito prima del 2016 ha raggiunto un valore estremamente alto, un altro record, era appena il 2015. Come dire, ormai i record si succedono di anno in anno e questo è un chiaro segnale del fatto che ci troviamo già in un pianeta che sta cambiando, in un pianeta che è già immerso per intero all'interno dei cambiamenti climatici.